L'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza bypassa l'incontro in sede di Commissione Sanità riguardante i pronto soccorso siciliani e soprattutto quelli più piccoli, come quelli Blay. Presente ieri anche il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquo, ma Razza boicotta il punto all'ordine del giorno e si ripresenta poi per tutti gli altri. Interpretato quindi come un palese disinteresse, è scoppiata subito la polemica nel mondo sanitario locale da parte dei deputati all'ARS che rappresentano anche la provincia di Ragusa, come Stefania Campo del Movimento 5 Stelle e Nello Di Pasquale del Partito Democratico. Sono proprio loro, infatti, ad aver firmato un comunicato congiunto che stigmatizza l'atteggiamento dell'assessore Razza in Commissione Sanità. Oltre che infischiarsene della presenza dello stesso Angelo Aliquo, affermano Di Pasquale Campo che invece avrebbe potuto spiegare in maniera dettagliata come nei 3 pronto soccorso della provincia di Blea risultino operativi soltanto 16 medici su 50 previsti e nei 4 PTE 12 medici su 20 previsti. Un numero quindi drammaticamente insufficiente. E altrettanto accade anche nelle terapie intensive, dove su 61 medici anestesisti previsti nella dotazione organica oggi ne sono rappresentati soltanto 35, di cui solo 31 completamente abilitati al servizio, e a gennaio scenderanno addirittura 29. Basterebbero quindi questi dati per comprendere la situazione disastrosa della sanità di Blea, che poi si traduce nei ritardi e nelle lamentele degli utenti e troppe volte anche in ingiustificate reazioni violente. È evidente, continuano i due deputati Blay, come questo tipo di problematica imponga una scelta politica. Quindi non possiamo che investire la Commissione di un'apposita risoluzione affinché sia la Commissione stessa, visto che l'assessore Razza non si è voluto nemmeno assumere la responsabilità politica, a dare indicazioni ragionevoli su come procedere e in particolare consentendo almeno nei pronto soccorso gli accessi senza specializzazione ai medici che si sentano in grado di lavorare in un pronto soccorso, differenziando le retribuzioni per coloro che sono disponibili a prestare il proprio servizio nelle periferie, ridistribuendo i medici delle aree di emergenza e riequilibrando il sistema di numerazione delle prenotazioni aggiuntive. Non c'è più tempo da perdere, concludono Campo e Di Pasquale. L'audizione di ieri rappresentava per noi il tentativo di un dibattito aperto e franco con il rappresentante del governo Musumeci, ma evidentemente Razza ha paura di non avere soluzioni concrete e immediate disponibili e quindi preferisce rinviare all'infinito. Ecco perché ci vediamo quindi costretti a presentare noi delle proposte concrete tramite una specifica risoluzione e a dover nuovamente chiedere una riconvocazione urgente della Commissione per ascoltare la voce del direttore generale dell'ASP, Angelo Aliquo.